Ciao, sono 95 e oggi troviamo su 100 Dollars Challenge 2. Allora, nello scorso episodio, naturalmente si è sentito un rumorino e sia un po' di rumore di gioco e un rumore di registrazione perché ho cambiato applicazione per registrare, quella precedente crashava, quindi dovevo cambiare. Prima di iniziare velocemente vi spiego alcune cose. Allora, questo livello io avevo chiesto nello scorso episodio di aiutarmi a superare questo livello, perché non riuscivo ad andare avanti, quindi magari se voi avevate qualche soluzione. Non mi avete detto niente, però allora ho deciso di provare io, però vi ricordo che comunque scrivete un commento, così io posso capire se devo, mi aiutate più in fretta a trovare soluzioni. Io l'ho trovata per puro caso. Poteva anche darsi che rimanevo bloccato qua per un modo di più, ma diciamo ci ho provato un po' di volte dopo. A caso con le frecce, come se quando schiacci a caso quando non sai la risposta, e l'ho aperta, ho aperto la porta. Adesso poi andiamo al 34 perché non saprei come rifarlo, non saprei come rifarlo, quindi andiamo avanti, diciamo, a volta. E poi secondo, io questa settimana vi caricherò di video, ho già i video pronti. Se per caso non ci sarà, non cioè cercando di caricare più video possibile per liberarmi di più lo spazio sulla PlayStation 4, così riesco a installare un gioco che poi vi posso portare sul canale. Se nel caso comunque non riuscisse a installare questo gioco e non ho più video da caricarvi, potrei caricarvi una live magari a fine settimana, perché poi dal sabato, da questo sabato praticamente dall'11 al 18, ve lo ripeto in questi giorni quando posso, vi ripeto cosa succede, vado in vacanza, quindi non ci sarò per una settimana, circa una settimana, dall'11 al 18, quindi se non escono video è per questo motivo, o perché sto male, perché non mi sento bene, non sono in salute, o perché sono in vacanza, o tutte e due, può essere due, infatti andrò in vacanza ma non so quanto mi godrò le vacanze, perché dipende che la mia salute me lo permette. E vabbè, eravamo rimasti qua, no? Quindi mi raccomando, commentate nei video, lasciate un like, guardateli tutti, che fra un po' potrebbe arrivare una nuova serie. Non vi spoilerò cosa, ma potrebbe arrivare. Poi, se volete giocare con me durante la settimana Minecraft o Fortnite o Apex, io ci sono. Cioè, voi mi vedete online, me lo dite, mi scrivete un messaggio, vuoi giocare con me? Io accetto, cioè, c'è problema. A me non devo fare proprio progetti per il canale, perché in questi giorni sto facendo progetti per il canale. Che non vi spoilerò neanche questi. 9, ok. Ho preso un po' di tempo, scusate, ma devo spiegarvi questa cosa, perché sennò dopo vedete se è inattivo, e una settimana dopo io non sono inattivo, semplicemente non posso perché non ho connessione esterna. Quindi se sono via non posso fare video. 90, allora. Così? No, no, 90, 90 è così, ecco, perfetto. 180, non è così, c'è dall'altra parte, ok, dall'altra parte, e un giro, dall'altra parte, ok, vedevo aperto. Naturalmente questa serie finirà quando avremo finito i livelli. Quindi mi raccomando, se mi blocco, scrivete un commento e io mi date la soluzione. Se avete giocato oppure se avete qualche idea, possiamo lavorare di squadra. Cioè, non è che devo giocare solo io. Se avete qualche idea e vedete lo schermo, mi date la soluzione. Allora, 1 e 5. E poi? Basta? Cinque? Sono tre numeri. Ok, vabbè. Però se quello centrale è il 5. Quegli altri come faccio a saperlo? Se non me lo spieghi? Non lo so. 5. Ok, quello centrale è 5. E di fianco c'è il 4 e il 6, però quello centrale è l'1, è il primo, quindi questo è il 5, 6, 4.
4, 5, 6? No. Il primo è 5. Però non capisco se c'è modo per girare, per spostare. Ah, ho girato. Attenzione. Se allora, il 3 è 7. Ok, posso girare. 8. 5, 8, 7. No, piazza. Dico 5, 8, 7 perché scrivo 5, 8, 2. Perfetto. Cercherò di fare più livelli, ma ho preso un po' di 3 minuti all'inizio per spiegarvi, quindi è colpa mia, cioè. E anche CTR comunque uscirà prima questa settimana, perché sabato non ci sono, quindi devo caricarlo per forza prima. Qui c'è la busta, cos'è? Un segmento, allora, quello sotto. È la posizione delle cose qua. Ok, meno male che posso spostarli nonostante la carta in mezzo, come la toglie. In mezzo, laterale, in mezzo, questo. Fatto. Ora puoi toglierla, grazie. Andiamo avanti. Non fatevi creare problemi dal rumore che sentite di registrazione, ma ho cambiato app e quella precedente non posso più usarla con questo telefono. Mi crasha, quindi mi giro. Preferisco farvi sentire rumore piuttosto che non caricarvi neanche un video. Allora, questo non capisco quali sono questi simboli qui in alto. Secondo me sono dei numeri con dei cerchi che bloccano i numeri, che nascondono un po' il numero. Quindi secondo me il primo è un 7. Il secondo sembra più una D che un numero. Ok, un 3, un 3 rovesciato. Oppure un 2 senza la stanghetta sotto, non lo so. Secondo me è un 3. 1, 5. No, questo è un 3. No, questo è un 5. Credo. 5. Quindi è un 7, 3. E poi c'è una specie di uncino che penso. Adesso non so. Posso solo guardare la scritta, quindi devo dedurlo da così. Quattro. Sette, tre. Non lo so. Che ne so io? Cioè, vedete, come in questo livello. Cioè, mi sono bloccato, voi mi dovete dare consigli. Io non so la soluzione. Probabilmente neanche voi, perché non ci avete mai giocato, però se avete qualche idea io ci provo, che magari posso dire nel video, grazie a un iscritto, poi dico il nome dell'iscritto se volete, mi ha consigliato di aprire la porta in questo modo, e io ci provo, poi magari, non lo so, potrebbe essere carina come idea, facciamo, faccio partecipare anche voi. Non lo so. Prima è un 7 sicuro. Cioè, sono un cerchio che lo nasconde, ma è un 7. Il secondo sembra una E rovesciata, quindi un 3. E poi c'è un uncino che sembra che sia un 2. Quindi 7, 3, 2, 5, 4, 1. Veramente? Bene, a posto, andiamo avanti. Andiamo avanti. Non pensavo. Qui è un po' buio, siamo in Egitto. Possiamo accendere la luce in qualche modo? Possiamo vedere col cannocchiale. Con il coltello. Rompiamo il cannocchiale per prendere la lente. Poi lo mettiamo qui perché c'è la luce. Va bene così? No? Attenzione!
Forse spacco le catene? No? Spacco niente. Che devo fare? Quando faccio così si abbassano. Devo puntare il puntino, il luminoso. Penso, se no non avrebbe senso che si illumini. Boh, capisco. Ha preso fuoco. Ha preso fuoco. Posso aprire la porta? No. Ah, clicco il tasto. Ah, perché se non accendevo il fuoco non vedevo il tasto per terra. L'avevo visto anche prima, però. Va bene. Andiamo avanti. Questo cos'è? Un puzzle? Posso girare i pezzi di puzzle? Questo qua è da girare, secondo me. Cos'è la Mona Lisa? Ah, devo mettere l'ossigeno quando nella posizione giusta. Va bene. Ok. Devo abbinarle non sapendo dove stanno perché la posizione è sbagliata. Ok, cioè sono girate in modo sbagliato. E le provo e se vanno vanno, se no niente. Ok, questo va sopra e questo va sotto. Fatto. Ok, ne facciamo un altro perché ho fatto un'intro un po' lunghina. Sperando di risolverlo. Allora. Devo collegare questi qua. Ah, devo spostarli, ok. Va bene. Ok, devo collegare tutte queste robe. Qua secondo me la metto qua sotto perché collega tutto quanto. Il problema. No, però se metto questo ho risolto il problema. No, però qua devo mettere un altro per forza. Non posso girarli, quindi devo per forza. Oh, li togli o non li togli? Ok. Devo per forza fare con quello. Guarda, però non ce ne sta neanche uno. Possibile. Allora, questo è complicato, eh. Questo può stare qua. No, però se questo va sotto. E poi. Questo mettiamo qua. Ok, ma devo fare in modo che tutti abbiano una connessione? O devo proprio effettivamente tenerli tutti collegati? Così va bene? Però c'è questo qua che non è in posizione. E non lo so che fare. Non lo so. Perché praticamente questa rotella qua non ha tutte le direzioni occupate. Quindi non funziona benissimo. Però per forza. Cioè vedi qua mi sono bloccato, quindi mi sa che mi dovete dare una mano voi. Quindi scrivete un commento, perché non penso, io ve lo lascio così, questa posizione, magari lo risolverò per conto mio off camera. Però se mi consigliate sarebbe meglio.
No, non riesco. Cioè, li ho collegati tutti, ma no, non tutti, questo qua manca. Questo manca, boh. Non so com'è il sistema. L'ho fatto. E allora va bene. E allora ci siamo. Non so come. Però l'ho fatto. Ok, livello pirati. Va bene, rimaniamo al 41. Però adesso in questo momento io non clicco niente. Se avete qualche idea, me lo potete anche dire. E lo risolviamo subito senza doverci pensare e perdere tempo. Detto questo, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like o un commento. Quando avete giro iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per ricevere la notifica e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!